Il decreto 101, il cosiddetto decreto della pubblica amministrazione, non segna una svolta epocale, ma serve a conoscere meglio il settore della PA nell'ottica di razionalizzare i costi e ottimizzare le risorse. Rafforzato il censimento delle auto blu, entro fine anno i primi dati sul censimento del personale delle 8.000 società partecipate di enti pubblici, stop ai concorsi che finiscono per aumentare le fila di idonei non vincitori e fanno gonfiare la spesa di consulenze e contratti di precariato. Ciò che noi stiamo cercando di fare con questo decreto è intervenire sulle prime emergenze e sulle criticità più evidenti che abbiamo riscontrato in questi 5 mesi di governo nelle nostre pubbliche amministrazioni, e cerchiamo di farlo riconducendo in un sistema ordinato e di programmazione dei servizi e del personale tutte le attività delle nostre pubbliche amministrazioni, che sono troppe e che a volte si muovono con regole che non vanno nel senso dell'efficienza e della produttività. Le amministrazioni che hanno preferito a volte, per scelte ciniche anche di calcolo politico, l'utilizzo di strade di scorciatoie o di contratti, diciamo così, di favore anziché seguire le regole del pubblico. Basta con il precariato pubblico, quindi graduatorie bloccate fino a fine 2016, concorsi con riserva per quei precari che hanno avuto contratti nella pubblica amministrazione da 3 anni negli ultimi 5, e in caso di nuovi concorsi saranno gestiti anche per i quadri dirigenziali dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che si avvarrà della Commissione Interministeriale RIPAM. La Commissione, diciamo, coordina le procedure concorsuali per adesso di comuni che intendono aderire alla procedura RIPAM. Abbiamo fatto il concorso per il Comune di Napoli, per la Regione Abruzzo e per il Comune dell'Aquila per quanto riguarda le zone terremotate. E ovviamente estendiamo questo tipo di attività anche alle amministrazioni centrali. Merito, trasparenza e minor costi. Questo è l'obiettivo del concorso unico e della Commissione RIPAM. Tra le novità principali del decreto, l'assunzione nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia hanno voltato le spalle alla criminalità, ponendo la loro fiducia nelle mani dello Stato.